alla mister 1-0, 2-0, 2-1, 2 palle gol subito in apertura del secondo tempo, 3-1, poi? E poi sono venuti fuori loro, grande forza, grande qualità, singole soprattutto. E noi abbiamo peccato inesperienza, questa è una squadra purtroppo che ha perso 4 giocatori per strada, aspettiamo il mercato di dicembre per aggiustare la squadra, però oggi la prestazione è stata molto positiva, la squadra ha tenuto bene il campo, ha giocato per un'ora alla grande, ha sbagliato il 4-1 con il gol con Giannattasio, ha preso una traversa sul 3-2. Poi sul 3-2 quella traversa, alla fine l'arbitro ha spiegato che perché a me è sembrato angolo. Era angolo perché il portiere ha deviato sulla traversa. Quindi invece non l'ha dato, di partenza abbiamo subito il gol. Quindi anche queste decisioni che ci hanno un po' penalizzato, però per la volta che non è che mi voglio appellare a questo, perché bisogna dire che il Sorrento, anche se oggi ho sofferto per un'ora, poi l'ultima parte della gara l'ha giocato con grande veemenza, con grande carattere, soprattutto ripeto, le prestazioni dei singoli Marcucci su tutti, veramente ha dato una grande forza lì davanti, ci ha messo in grosse difficoltà anche per la statura, per la stazza fisica, poi avevamo pure Schioppa purtroppo infortunato che poteva sul gioco aereo contrastarlo e lui ha fatto da padrone, ha fatto salire la squadra in 2-3 leggerezze nostre, perché se vi ricordate anche il 3-3 è venuto da un fallo laterale nostro, invece di giocarlo in avanti l'ha giocato sul portiere, il portiere ha sbagliato il rinvio, si è impennata la palla, calcio d'angolo e da lì poi primo angolo, poi secondo angolo e poi cioè, purtroppo questa squadra in questo momento è molto inesperta, oggi avevamo una media di 20 anni con giocatori che non avevamo mai giocato, infatti alla fine abbiamo finito la partita di 9 perché tutti con i grandi, tutti con una condizione fisica precaria e anche in questo diciamo la Sorrento non è portato. Ecco mister, mercoledì c'è la ripetizione, sì, virgolette, potrebbero cambiare alcuni interpreti come ancora no, perché diciamo come squadre danno spazio forse a chi è stato tenuto in panchina eventualmente da una parte o dall'altra, non lo so se ci saranno queste. Da parte nostra no, perché noi siamo contati, quindi giocheranno gli stessi, perché questi siamo. Lo Sorrento non lo so se dà importanza alla Coppa e viene con la squadra, la migliore squadra, oppure vuole dare spazio a qualcuno che non ha giocato, questo non lo so, però da parte nostra domenica, mercoledì sicuramente giocheremo più o meno per gli stessi uomini. Ecco, quindi l'interpretazione sarà la stessa, squadra rognosa, squadra... Sì, squadra organizzata, squadra che cerca di giocare a calcio, squadra che sfrutta un po', diciamo, qualche carenza degli avversari, perché abbiamo un po' studiato anche dove potevamo mettere in difficoltà e diciamo che la squadra l'ha interpretato bene, perché oltre ai 3 gol, comunque a Sorrento abbiamo fatto 3 gol, abbiamo avuto altre 3 palle di gol nitide, voglio dire, più di questo non è che oggi potevamo fare, sinceramente, quindi la squadra non posso assolutamente dire nulla, solo per l'inesperienza che fa parte di una squadra molto giovane, fa parte comunque di una squadra molto ridotta all'osso dalle curazioni che c'è stata, però siamo sereni e tranquilli perché questo spirito, questa voglia e con qualche innesso sicuramente ci vedremo fuori dalle zone basse. Ecco mister, sintetizzando, alla fine del mercato lei chiederebbe un elemento per reparto? Ma almeno sì, almeno uno per reparto e poi forse dobbiamo trovare qualcosina in più a centrocampo, perché è una zona del campo dove abbiamo perso Iannacco e in serra due vari giocatori e cerchiamo di sostituirli con altrettanti vari giocatori che danno un pochettino di qualità al nostro gioco. Grazie.